Hai capito? Scusa, cosa? Sì, sì, qui sta succedendo uno scontro. Non l'ha fatto. Ma voi non allora, al di là che paghiate, noi abbiamo bisogno 7 di voi avete soldi. Voi siete occupanti. Sì, signora, anche noi voi pagiamo l'affitto, 150 200 euro paghiamo sempre posto, ma lei italiani. Allora c'è un che succede Irene? Per pagare l'affitto voi zingari non pagano il come da che fai la succede che stanno passando dei rom che hanno occupato le case qua e come vedete c'è ecco come vedete la reazione degli abitanti è molto è molto forte sì, noi abbiamo bisogno noi le case vada ai giardini che gli daranno una risposta. Questo è quello che succede, Gerardo, in questo momento così, per caso, forse la telecamera attira l'attenzione, però per loro spesso questa è vita quotidiana, questo tipo di scontri, di incontri più o meno violenti, accadono tutti i giorni perché queste persone vivono negli stessi posti, negli stessi caseggiati e sono quotidianamente amareggiati e appesi... Certo, siamo amareggiati e soprattutto ne abbiamo bisogno noi delle case. Aller che si muova a darle le case, non a loro che occupano. Intanto dia via tutte quelle vuote che hanno 7.000 domande. Già accettate. Allora scusami okay, Irene, grazie per capire, intanto questi, mi dicevano poco fa scusami, che sì. Questi ragazzi, questi signori che abbiamo visto sì, rom che dicevano noi paghiamo l'affitto 150 no, euro al mese hanno occupato no, diciamo no, indebitamente loro non pagano l'affitto loro ah, dicono, vorrebbero pagarlo loro dicono se ci facessero il contratto noi saremmo disposti a pagare l'affitto di fatto il contratto non glielo fanno loro sono beh, tutti certo, occupanti abusivi a Milano moltissimi rom occupano le case e hanno un rapporto effettivamente molto difficile con le altre persone che abitano nelle case popolari qua a Milano, nessuno di loro paga il contratto, ho ma capito. Molte insomma, delle loro persone lo vorrebbero, che occupano ma, dicono io ma, occupo diciamo... perché ho bisogno ma se mi facessero il contratto pagherei poi questo bisogna vedere, questo bisogna vedere se è vero oppure no. Che succede lì al Giambellino? Riusciamo a collegarci? Vedo che la telecamera indugia. Dove si spaccia la droga? Vieni qua. Ci spaccia, andiamo? Vieni qua a parlare. Cerchiamo di capire. Arrivano i poliziotti, parliamo. Gli accompagni dove sono questa gente? Vabbè, la telecamera si è spostata dal cavalletto evidentemente. Cerchiamo di stabilire contatto con Irene così ci dà... Sì, ci siamo spostati perché sì. Qui c'è... Mi senti Gerardo? Sì, vai. Mi senti? Mi sentite? Sì, sì, bene. Allora, come vedete, in questo momento qui fuori dal cancello delle case popolari si è acceso un altro scontro fra questa signora, la nostra ospite, e una ragazza di colore con un bimbo che stava contestando le nostre riprese. Che cosa diceva, signora? Come mai è arrabbiata? Sto aspettando la polizia. Quando ci sarà la polizia parleremo. Sto aspettando la polizia. Perché sta aspettando la polizia? Perché deve proteggerci. A chi? A tutti noi. Allora abbiamo l'opportunità, se volete, in questo momento è collegato con noi il Ministro dell'Interno, Alfano, e volevo capire se qualcuno di voi vuole chiedergli qualcosa in particolare. Voglio chiedere la sicurezza qua, la sorveglianza in queste cortile, perché tutti noi siamo minacciati, chiediamo sicurezza per tutti gli inquilini che abitano. Aller che si muova a darle le case. La regione Lombardia gestisce appunto Aller che lascia 9.000 appartamenti ma vuoti. Sono buoni? Perché sono da ristrutturare, no? Il comune di Milano è da molti anni che governate in Lombardia e in Lombardia appunto non avete risolto questo enorme problema. Il comune di Milano, proprio per togliere dalla mala gestione della regione le case di proprietà del comune che sono 30.000, 60.000 sono quelle di proprietà regionale, le ha tolte ad Aller, a dicembre passeranno a MM. I leghisti dovrebbero rivolgersi direttamente a Roberto Maroni perché l'Aller, società della regione, gestisce anche il patrimonio delle case popolari di proprietà del comune. Se Aller non è capace di gestire le proprie case lo dica e comune e prefettura sceglieranno altre strade e si metteranno in autonomia. E quindi Salvini parli con Maroni e chieda a Maroni di governare Aller, di mettere le risorse ad Aller e di dire ad Aller di fare il proprio mestiere.